Ciao a tutti, siamo Davide e Giorgino. Salve ragazzi. Facciamo questo video perché siamo vicino Pasqua. Sì, siamo sotto Pasqua. E come promesso in un precedente video, volevo farvi fare gli auguri da Giorgino per la Pasqua. Pigliamo già la palla al volo. Tanti auguroni di buona Pasqua a tutti voi altri, a tutte le famiglie. Buona Pasqua. Bene, e questa è una cosa che abbiamo detto, auguri a tutti, ma lo torneremo a dire anche verso la fine. Allora, nel video comunque volevamo inserire un assaggio del salame che abbiamo fatto assieme a Leo, ti ricordi? Oh, che ragazzino! Perché lui mi tiene sempre d'occhio, viene sempre a controllare la stagionatura del salame e vedere se andiamo bene. Per forza, scusa. Allora, già un po' abbiamo assaggiato, abbiamo fatto una prova taglia per vedere se. Anche perché c'erano altre persone che ci hanno poi. Ecco, spiegherai. Spiego adesso, perché ieri pomeriggio è venuto un tecnico di una pagina Facebook che si occupa di salumi, vuole rimanere anonimo, comunque lo ringrazio perché mi ha portato 4 salami da assaggiare e io li ho assaggiati seduta stante con lui e gli ho dato il mio parere. E oggi lo assaggiamo con Giorgino che vi faccio vedere i salami che fanno anche altri follower, diciamo, ok? Me ne hanno portati, sono veramente belli. Ah, sì. Adesso io vi li elenco, vi dico di che cosa. La presenza, caro Davide, ti interrompo. La presenza è stupenda. È stupenda, sì. Dopo sentiamo il palato, ma qui all'occhio. Certo, si presentano molto bene. Allora ve li vado a spiegare. Bravo. Allora, questo qua è un salame fatto il 23-12. E ricordate che adesso siamo ancora a marzo, gennaio, febbraio, marzo, fine marzo, quindi a quanti mesi? Tre mesi, 90 giorni. A 90 giorni. Questo è un salame macinato con la grana del 10, con un 18, se non sbaglio, 18, 18, 19, 18 di sale, e il budello è un budello gentile, ok? Questo è uno. Di maiale, gentile di maiale. Poi abbiamo un esperimento che ha fatto lui con sempre la carne, viene sempre dalla stessa impastata, diciamo. Dal medesimo impasto. Esatto, però questo qua viene, l'ha fatto anziché metterci il vino, ha usato il cognac, quindi la stagionatura è uguale a 90 giorni, la macinatura è con la grana del 10. E il sale è sempre uguale. Che lo si vede, sì, sì. Infatti vedete, questo è macinato con l'8 e questo qua è macinato col 10. Lo vediamo lì, vedete ragazzi. Un pochettino più grosso, no, ma poi a gusti, non è che sì, non, sì, ci ma sono, non ci no, sono. No, anche Davide, perché se noi percorriamo questi percorsi e andiamo indietro, il salame lo si faceva tutto col 10. Sì, sì. Se andiamo ancora prima, in tempo di guerra su per giù, si macinava col 12. Col 12. Addirittura, hai capito? No, per far prima. Per far prima. Perché si macinava a mano, era meno fatica, diciamo. Esatto. Allora, però questo qua è stato fatto anziché con il budello gentile, ma con il dritto, il budello dritto. Il budello dritto di manzo. Bovino. Bovino. E si vede, si vedono le differenze anche di consistenza. Bravo. Perché il budello gentile mantiene il salame più a lungo morbido, quindi possiamo andare più avanti. Traspare di meno, questo traspare di più. Possiamo andare più avanti con la stagionatura e quindi quando fate i salami un po' vengono pronti subito e con il gentile vengono pronti dopo. Chi non ha la macchina sottovuoto da poterseli mettere sottovuoto, sì, sì. Questa è la soluzione. Si può fare con le 3 stagionature, diciamo. Okay. Gentile di maiale e sotto gentile. Sono 2, e questa è la terza, che è più rapida ancora, perché quello bovino stringe un po' prima, respira un pochino di più. Poi abbiamo questo qua che è il medesimo impasto del primo, che è nel gentile, però fatto sempre nel dritto di manzo, e la stessa stagionatura, 23-12, la macinatura è quella, e vediamo che la consistenza, anche questo qua, è leggermente più sodo,
perché, come dicevo, il... Sì, si traspira di più questo. Ecco, però stavo dicendo, questo qui, non so se ho detto, ho parlato tanto, ma non l'ho detto, è nel budello dritto, però anziché usare il vino, ha usato il cognac. L'hai già detto prima. Ah, l'ho detto, non mi sì, ormai sì, l'Alzheimer. Sì. Sì. Sai com'è? No, no. E quindi sentiremo se si sente un po' l'aroma. Sì, dopo guarderemo. Ok. E questo niente, è un salame, questo qua invece è pronto da novembre, macinato col 10 nel budello gentile e che è ancora morbido perché conosciamo la differenza esatto. Tra il suino e il bovino. Il bovino. Sì. Quindi adesso noi andiamo a fare una prova assaggio. Sì, sì. Allora, da dove partiamo, Davide? Partiamo da dove vuoi tu. Partiamo da questo. Sì, così dopo ci allora, faccio sì, una fettina. Una fettina a metà per uno, perché dico in realtà noi l'abbiamo già mangiata. Facciamo metà per uno. Metà per uno, bravo. Però io il giudizio lo do in ultimo, Davide, va bene? Sì. Non lo do subito. Allora, me lo tengo per conto mio e lo do in ultimo. La prima cosa che si vede è la pelatura. Se la pelle viene via bene, vuol dire che è già un buon inizio, no? Sì, sì. Perché poi, se rimane attaccata... Poi, Davide, nel gentile difficilmente si sta appiccicata. Nel gentile è più facile che... Numero uno assaggiato, dopo ci scontriamo con i giudizi. Io questo l'ho sentito, anche questo si pena molto bene. Se poi volete prenotarvi per venire a fare una prova assaggio, scrivetemelo sotto nei commenti. Questo è un bel lavoro da fare. Ok, vado con il gentile. Taglia più sottile. Posso dire una cosa? Sì. Che da quando l'abbiamo sentito prima, lo assaggio adesso, mi ha cambiato un po'. Cioè, è cambiato, mica ti è cambiato. Perché probabilmente ha preso aria. Tagliamo sottile perché qui ne mangio tanto io di questa roba che... Hai finito papà? No. Sì, sì. No, vuoi venire a sentire una fetta di salame? No. Rispondi a tua nonna. Scusate, è il bello della diretta. Gabriele? Rispondi al telefono alla nonna. Okay. Ciao nonna. Sono in cucina. Adesso metto un attimo in pausa che vado a rispondere al telefono e poi vediamo il giudizio.
Allora, dopo la telefonata, scusate dell'intermezzo, c'è rimasto ad assaggiare il nostro. Eh sì. Ok, quindi vado. Ma si capisce che... Faccio sottile. Così, bravo, così, perché qui forse di mangiare, ragazzi miei, eh. Sempre metà? Sempre metà, bravo. Allora, il salame che abbiamo fatto con Leo si pela... A meraviglia, guarda, guarda. E non è un gentile, è un sottogentile. Profumatissimo. Oh. Questo possiamo darle il giudizio. Buono, buono. È ancora un po', è ancora un po' indietro. Un attimo, scherzo, signor Solema, capito cosa ho detto in dialetto? Quando è maturo, quest'è un signor salame. Quando è maturo è un signor salame. Ecco, tradotto in italiano. È ancora un po' indietro, però abbiamo fatto una prova e uno l'abbiamo tagliato. Molto buono. Quindi questo il giudizio, il sale giusto, il retrogusto di aglio si sente appena appena. Allora, invece questi qua... allora io ti dico, allora questo qua secondo me è un po' troppo salato, però molto buono come gusto. Allora questo, andiamo per ora, tu hai detto la tua versione, su questo io dico la mia. Mm. Questo è un salame che è ancora molto indietro. Pensa, è di novembre. Novembre sono passati. Ma gentile, vedi, deve ancora chiudere questo qua. Partiamo col dire che qua se ti mettono una benda, tu sai che è stata una mano solo che ha fatto. Perché si capisce che è una mano solo. Però questo ha fatto qualcosina più di sale e quando sarà stagionato come questi sarà molto piccante di sale. Mm. Un buon salame, fatto bene, però... Tirato bene. Niente da dire. Però un po' troppo salato. Vedi che è ancora molto tenero. Questo qua è quello col cognac. Prova a dire la versione. Io sento il retrogusto un po', mi dà della barrique, del gusto un po' del legno, non so, un po' ce l'ha. Io ho sentito che il salame è fatto bene. Sì. Però secondo me il mio palato è un po' amarognolo. Amarognolo ti dà quella sensazione. Sì, mi dà quella sensazione lì. Quello che a me dice che sembra legno invece... Sì. Perché poi noi sappiamo che i liquori evaporano, l'alcol sì. Va via, mi resta un po' l'aroma, sì. L'aroma, che questo leggermente, io lo sento leggermente l'aroma, e mi sembra a me personalmente che mi lasci un po' l'amarettino in ultimo, proprio quell'estratto del cognac. Però buono, l'impasto è fatto bene, è tirato bene, vale. È giusto anche come sale. Abbiamo questo gentile. Sì, questo qui l'ho sentito molto morbido, molto un po' indietro ancora. Io non riesco a dare fresco. Non riesco a dare un giudizio completo, perché è talmente tenero che questo qui alla maturazione mi fa fare un cambiamento proprio veramente un cambiamento bello, grosso. Però vedo che la pasta, il sale, una cosa fatta bene. Bene, sì, sì. Cioè, qui sembra che abbia usato le mie mani, eh. Poi lui si è ricordato i pepi anche. Sì, non, non come certuno. Non come certuno. Questo è un altro salame bellissimo. E dico la verità, di questi tre, questo per me è il non più ultra. Sì. Non ho che tutti buoni, per l'amor di Dio, eh. Andiamo mica a cercare delle storie. No, che però sì, sono... logico che c'è uno che c'ha, deve avere il gusto. A me è piaciuto molto perché è già più avanti di stagionato. Bravo, me l'hai preso di nuovo. Questo è leggermente più stagionato e ti dà del salame vero. Questo è un buon salame. Quindi vedete anche il budello come incide nella stagionatura, nella formazione, perché sapete che il salame è un impasto, è una cosa
cosa che non è facile da fare, non è come il salume intero, come poi diventa quasi una materia viva, perché si lavora, sì, lavora, cioè bisogna trovare il suo habitat. Questi cioè... sono quattro salami fatto con una mano sola, ma sono quattro tipi di salame. A lui è un super esperto, te lo dico già, perché io ci ho fatto quattro chiacchiere, come dicevo, lui è di una pagina Facebook. È il tecnico, è quello che risponde a tutte le domande, è molto molto preparato e bravo, e quindi intanto lo ringraziamo, gli auguriamo una buona Pasqua, sì, sì, grazie anzi. Dei salami, grazie dei salami, e vieni a trovare più spesso, anche adesso, tutti i giorni se... Io non so come si chiama, non l'ho visto, però, Franco, però questo ragazzo sa dove mette le mani, però mi ripeto, a mia esperienza mia sono quattro salami, non uno uguale all'altro. Sì, cioè hanno... fatti bene, buonissimi, ma ognuno ha il suo particolare, mm-hmm. Ancora. Uno che è troppo fresco, uno che è leggermente più saporito, quell'altro che il gusto del cognac può piacere a tante persone, però il mio non è un, come si dice, un'osservazione che io ho sentito, mi pare di sentire, chiuso, fine. Mm. Comunque Giorgino, l'ho invitato, verrà, ci porterà una preparazione di un salume che fa lui, intanto ce lo porta finito e ci vediamo come viene, fa una spalla coppata, praticamente tiene la spalla, non stacca la coppa, sì, e poi la rotola, fa una specie di, non dico pancetta coppata, ma ci ha dato un nome, adesso non mi ricordo, ma tenetevi, state aggiornati che lo faremo il video quando la tagliamo e faccio, sì, vedere come quelli che nuovo. Tengono il lombo con la pancetta torna, e fanno il dinosauro, sì, il porco sauro, sì. Io con quello lì ci faccio la porchetta, sì. Il tronchetto di porchetta. Noi abbiamo sempre ospiti che ci vengono a trovare. Va bene signore, abbiamo detto tutto, direi che rinnoviamo gli auguri di buona Pasqua. Sì, scusa, sì. No, rinnoviamo gli auguri di buona Pasqua, però volevo dire che noi qui lo possiamo affiancare benissimo qua. Ah beh, sì, non sono quattro ma sono cinque. Sono cinque, sono tutti buoni salami, voglio dire questo. Ma voglio dire una cosa, in tanti, non tutti, ma in molti il salame l'hanno sentito, il nostro salame. Ok, allora riprendo, vi rinnovo gli auguri di buona Pasqua anch'io a tutti voi, alle vostre famiglie, non famiglie, buona Pasqua a tutti. Grigliate, perché adesso c'è il sole, so che però dovrebbe piovere per Pasqua. Beh, comunque, ma stiamo al coperto, sì. Grigliamo al coperto. Grigliate che è arrivato il momento di tirare fuori le griglie e buttarci su della gran carne, va bene? E ricordatevi, è roba di prima questa, eh? Allora, siccome sto ancora registrando, no. Sì, vieni per dentro. Sì. Francesca, ok, è venuta a fare la prova dell'assaggio, è venuta a trovarmi per farmi gli auguri di buona Pasqua, sì. Però sono già d'accordo con lei che viene a fare una video ricetta. Tanto lo taglierai questo? Assolutamente, però lo metterò proprio all'inizio. Prima di iniziare la ricetta. Però la ricetta la vengo a fare. La ricetta la viene a fare, però lei è una da bimbi. Anche lei cucina col bimbi, quindi sì. Faremo una ricetta col bimbi anche sì. Ok, vabbè, dai, vabbè, bimbi, sì. No, una sì, brava sì. Cuoca la invito di sicuro, fa parte del team grosso dei miei capi, è il mio controllore, diciamo, però è lui il mio capo. Va bene, allora potremmo noi capire chi è il capo qua? Va bene, fa lo stesso. Fa lo stesso, il salame però è ottimo. Il salame è ottimo, abbiamo sì. Avuto la prova, finalmente una donna nella mia cucina, sono degli uomini. Ah, sempre io e te, a te uomini. Vado in giro con noi. Va bene, allora auguri, vi fa gli auguri anche la Francesca. Auguri a tutti. Buona Pasqua, scusate per l'intramezzo, però dai. Ma si capisce. È sempre festa. Ma quando si capisce che questo è. Salute, Gabriele, fai gli auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Ecco. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.